a Vilnius, a Atena, a Tina e con Bulgaria, Romania. Sono una serie di partner che costruiscono progetti insieme a noi e questo io credo che voglia dire aprire la mente. Arrivano dalla Grecia, dalla Polonia, dalla Lituania e dalla Romania. Sono arrivati in città per parlare di sostenibilità. My name is Marita Ifadi. Arrivo dalla Grecia e lavoro per Aide Company, una società che si occupa da oltre 30 anni della garanzia dei prodotti nel settore manifatturiero. È stato infatti il consorzio Bimbo Italia ad organizzare Comodat. Abbiamo redatto questo bel progetto volto ad aiutare le piccole e medie aziende a livello europeo nei loro processi di transizione verso una sostenibilità a livello appunto di prodotto, quindi utilizzando sempre tessuti che siano amici dell'ambiente e a livello di processo. My name is Daria Zawalska, I'm a project manager. Sono project manager della Camera di Commercio nel centro della Polonia. My name is Asta Tumaitytė. I'm the general director of Lithuanian Apparel and Textiles Industry Association. Siamo molto felici di far parte di questo progetto perché la sostenibilità e l'economia circolare sono argomenti di grande attualità. Siamo molto contenti di essere stati coinvolti in questa giornata. They will have a chance to get involved in this digital learning possibility. Quello che vogliamo fare con questo progetto è parlare con gli imprenditori che a loro volta infatti stanno cercando delle nuove soluzioni a livello di distribuzione, a livello di negozi, a livello di prodotto e a livello dello stesso mercato. Presenti oltre alla Fondazione Monna Lisa Ollus a tutti i partner europei con i quali è stato redatto il progetto. My name is Daiva Mikučionini, I'm from Kaunas University and Technology. Sono molto felice di essere partner di questo progetto. E quindi oggi appunto Arezzo ospita questo bel partenariato europeo. Facciamo una vera Europa per i nostri imprenditori.